era fondamentale oggi. Enrico Zanetti, ex vice ministro all'economia veneziano, uno dei pochi veneti del governo Renzi, rischia di restare al palo. Forse rimedia un posto da sottosegretario, ma è stato escluso dalla rosa dei ministri, nonostante i rumors che lo volevano in lista su esplicita richiesta di Verdini. E con Verdini di Area Popolare, lui di Scelta Civica, ha scritto una nota in cui i due politici hanno dichiarato di non garantire la fiducia al nuovo esecutivo. L'esclusione di Zanetti, uomo di verdiniani ed ex montagnani, avrebbe provocato ritardo nella comunicazione della lista dei ministri da parte del neo premier Paolo Gentiloni. Si è trattenuto per più di un'ora a colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima di ufficializzare la rosa e di Zanetti alcuna traccia. Una partita che sembra rimandata a quella dei sottosegretari, nella quale dovrebbero invece configurare i veneti per Paolo Baretta, uomo decisivo nella risoluzione delle questioni banche venete in crisi, Gian Claudio Bressa agli affari regionali e Barbara De Garni all'ambiente. Altri veneti non sembrano in lizza, smentita la presenza del sindaco di Verona Flavio Tosi. Per la fiducia alla Camera il governo Gentiloni può contare su una maggioranza schiacciante ed anche al Senato potrebbe farcela senza il sì di Ala e Scelta Civica. Il governo sarà garante della stabilità, ha esordito Gentiloni nel discorso a Montecitorio, aula disertata dalle Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Nell'interesse esclusivo della nazione.